Come innovare la prospettiva dello sviluppo del potenziale nell'organizzazione? La strada è nell'apprendere in ottica di flourishing e di job crafting per promuovere la resilienza organizzativa, così come crescere in tutti gli aspetti chiave per il futuro: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Come tentare? Lo scopriamo nei prossimi minuti di ascolto. Trip, il podcast di Bip per viaggiare nella trasformability di persone e organizzazione. Benvenuti in questa puntata della serie di Human Capital 4.0, dove disveliamo i falsi miti del cambiamento. Con noi c'è sempre Alessia Canfarini. Ciao Alessia. Ciao Giulio. E oggi con chi affrontiamo questo viaggio che è dedicato soprattutto a riconsiderare l'apprendimento come apprenditività? Beh, oggi è presente il mio partner in crime in questo viaggio, che è Alessandro Giaume, coautore del libro Human Capital 4.0 e coordinatore della collana Business 4.0 di Franco Angeli, nonché direttore dell'innovazione all'interno di BIP. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, benvenuto, grazie. Ciao Alessandro, allora da subito vorrei provare a riconsiderare un pochino tutti questi temi, cioè perché per ripensare l'apprendimento dobbiamo partire da una riconsiderazione innanzitutto della leadership, che come dire è diventata forse più sense and respond, no? Anziché predict and control, cioè quanto conta il coinvolgimento e quindi anche l'esempio che può dare un infinite leader nel cambiamento dell'organizzazione rispetto ai processi apprenditivi, ma anche rispetto al rapporto con la tecnologia. Ma allora, una domanda che prevede una risposta semplice e concisa, però diciamo questo, la leadership ha una grossa responsabilità oggi, no? Che è quella di confrontarsi con la necessità di preservare se stessa e raffrontata invece a quella di sposare un purpose evolutivo. Questo passaggio naturalmente richiede l'abbandono di quelle che sono le classiche metodiche di espressione della leadership, e quindi di passare da un predict and control, dove tutto fondamentalmente è basato sull'aderenza ad un piano prestabilito e sulla nostra capacità di rapportarci a questo piano, introducendo modifiche, correzioni nel momento in cui questo piano ci si allontani, ha invece un più ampio respiro di sense and respond. Che cosa significa questo? Ma noi siamo comunque un genere in continua evoluzione, no? L'evoluzione è nata da subito e tra l'altro è dettata proprio dal rapporto con la tecnologia, no? Ricordiamoci le 6C che utilizzava Lucy 3 milioni d'anni fa, e oggi con la stessa curiosità, con la stessa inventiva anche, stiamo scoprendo il machine learning, stiamo scoprendo l'intelligenza artificiale, no? Quindi è evidente che oggi abbiamo la necessità di ascoltare, soprattutto in quanto leader, di ascoltare le necessità che le persone abbiano di poter veramente confrontarsi con questa tecnologia per trasformarla in qualcosa di agibile, no? Questo forse è uno dei passaggi più importanti che la leadership debba affrontare oggi, cioè la capacità di trasformarsi da una forma di pensiero ad una forma di azione, no? È un pochino questo passaggio che deve poterci mettere nelle condizioni di abilitare il confronto quotidiano. Oggi lo dico sempre, siamo in una condizione che non è più neanche di incertezza e di ambiguità, no? Di incapacità di leggere i risultati che le nostre azioni portano, no? E quindi è evidente che in questa dimensione diventa molto più importante la possibilità di sperimentare, la possibilità di confrontarsi con continuità con qualcosa che non riusciamo realmente a cogliere nella sua interezza. E qui la responsabilità di un manager è qualcosa di significativo, no? Proprio questo passaggio da pensiero ad azione, e quindi anche di, se vogliamo, capacità di rendere la leadership uno strumento operativo a tutti gli effetti, che possa avere un impatto sull'organizzazione e che a questa organizzazione debba saper imprimere sostenibilità e visione del futuro, diciamo.
E quindi sicuramente la tecnologia, come stai dicendo, imprime il cambiamento, ma imprime anche l'apprendimento. E quindi Alessia, ti chiedo un po' quali sono secondo te a questo punto le principali sfide che le organizzazioni hanno di fronte per riuscire però a favorire con continuità e anche sostenibilità questa predisposizione a cambiamento e apprendimento, e quindi anche poi allo sviluppo delle competenze dei propri employee. Continuando sul tema della tecnologia, inizierei con una provocazione. Elon Musk la scorsa estate l'ha risolta con il lancio di un Fitbit nel cranio con minuscoli fili, detti Neuralink, facendoci entrare con questa suggestione nell'era dell'Homo Smart, e dicendo che saremo grazie a questo in grado di arrampicarci senza paura, con coraggio, di suonare strumenti che non siamo in grado di suonare, di entrare in contatto addirittura con la nostra coscienza. Mai come ora è sempre più importante parlare di apprenditività, piattaforme collaborative, mindset orientati alla crescita. L'era digitale peraltro ha moltiplicato i mezzi a disposizione per lo sviluppo delle competenze, ma molto poco di tutto questo avviene attraverso l'apprendimento tradizionale, che è un qualcosa di diverso dal concetto di apprenditività. C'è peraltro poi un tema di replicabilità della conoscenza, cioè come la applico nel lavoro, e di scalabilità, come la rendo fruibile al maggior numero di persone. Ciascuno di noi poi è in grado di connotare di significato una nuova esperienza se la riferisce a esperienze passate o le mette in relazione a possibili sviluppi e utilizzi futuri. Le persone peraltro vanno messe in situazioni di apprendimento che sono a complessità crescente, con problemi reali da risolvere che poi prevedono un meccanismo di apprendimento che ha a che fare con azione, riconduzione e riflessione di quello che è stato. C'è poi un tema molto urgente di personalizzazione del proprio percorso di apprendimento. C'è un tema appunto di employability delle persone, come creare contesti di apprendimento permanente e costante. C'è un tema di importanza della dimensione informale e sociale del processo di apprendimento. Come faccio a imparare anche dall'altro attraverso le learning community, per esempio. C'è un tema anche di proposito individuale e organizzativo da questo punto di vista, perché poi il cambiamento per essere sostenibile deve avere un effetto sulla crescita personale e deve essere percepito non come soddisfazione di un requisito esterno, ma proprio di un bisogno individuale. E quindi diciamo, questo scenario abbiamo, come dire, compreso che è di una trasformazione che è continua, no? E poi un'altra caratteristica è proprio che l'organizzazione è spesso all'inseguimento del cambiamento tecnologico. Allora vorrei chiedere ad Alessandro quali sono le chiavi di lettura utili per iniziare a comprendere nuove attitudini e nuove abilità, dove a questo punto la trasformazione è agita in un continuum. Ma allora, qui il punto fondamentale secondo me è legato alla necessità di armonizzare due aspetti che tipicamente sono nel nostro immaginario, diciamo, in contrapposizione. Da una parte l'estrema necessità comunque di procedere con una capacità verticalizzante di apprendimento, nel senso che ci sono alcune competenze che, a prescindere dal tipo di organizzazione nel quale ci si stia trovando, sono fondamentali per l'esecuzione delle proprie mansioni, no? Ecco, quello che sta avvenendo adesso, se vogliamo, è un passaggio piuttosto rapido dal mio punto di vista tra quelle che oggi abbiamo, che fino ad oggi abbiamo sempre considerato le cosiddette soft skill, no? Quindi una visione trasversalizzante rispetto alla verticalità invece di specializzazione delle nostre competenze, che per assurdo stanno diventando a loro volta hard skill. Per muoversi oggi nell'organizzazione dinamica, ciò che fino a ieri abbiamo considerato far parte di quel contorno alla capacità di effettuare, di eseguire un'attività, in realtà sta perdendo questa connotazione, anche perché il confronto con la tecnologia che cosa ci porta a fare spesso? Ci porta a delegare alla tecnologia tutta una serie di attività, no? Le attività che sono in qualche modo automatizzate in realtà non stanno svuotando di competenze, di contenuti la componente tra virgolette umana dell'organizzazione, ma la stanno investendo di nuove responsabilità. Queste responsabilità sono responsabilità assolutamente personali, no? Nel senso che è in capo a ciascuno di noi essere nelle condizioni di
di svolgere determinati cambiamenti. Tu all'inizio parlavi di flourishing, parlavi di job crafting. Allora, secondo me qui parliamo di libertà, no? Ma libertà fa rima sempre con responsabilità. Non è soltanto il fatto di poterlo fare, ma il fatto di farlo. E quindi c'è una pioggia, diciamo, di responsabilità che in qualche modo, noi parliamo spesso di leadership diffusa. Leadership diffusa per me significa anche prendersi in carico il fatto che, dotati di una certa libertà, la si debba poi agire. Altrimenti il leader, per quanto fondato su, diciamo, purpose evolutivo, quant'altro, resta da solo, no? Ti ringrazio Alessandro, perché ci hai aperto uno scenario molto interessante. Come aggiungevi, in fondo, ecco, si parla sempre di più di competenze che siano a T, a pettine, a pi greco, insomma, iniziare a esplorare, insomma, una poliedricità di competenze diventa sicuramente molto, molto importante. Però a questo punto chiedo ad Alessia, per provarle a esplorare, ma soprattutto a rendere, quando parliamo di flourishing, fondamentalmente stiamo parlando anche di uno sviluppo del potenziale delle persone. E allora, come possiamo abbinare questo concetto di fioritura continua, che nel libro avete citato spesso come perennial, no? Che sia trasversale anche alle generazioni che sono presenti in azienda? Sì, dunque Giulio, grazie per questa domanda. Dunque, innanzitutto, le persone che sono in linea col proprio purpose, col proprio scopo individuale, e lo vedono realizzato attraverso il loro agire, si trovano in uno stato di flow. Il flow è uno stato mentale, è uno stato di coscienza che permette poi alle persone, che poi possono essere impegnate in qualsiasi tipo di attività anche molto diverse tra loro, dal gestire una gara a fare un'operazione chirurgica, permette di fare del proprio meglio attraverso proprio la piena espressione di tutte le proprie potenzialità. Questo quindi presuppone la messa in atto di creatività, di passione, di pieno coinvolgimento, di attenzione totale, di focalizzazione della meta da raggiungere, ed è il bilanciamento equilibrato tra sfida e capacità. Perché il flow è molto importante? Perché noi esseri umani siamo costituiti da materia ed energia, ma dalla rivoluzione industriale in poi ci siamo focalizzati soprattutto sulla materia, che è molto più semplice poi peraltro da controllare, mentre un ambiente complesso come quello in cui viviamo oggi, che esige fluidità, conciliazione, ecologia, attenzione all'interazione e quindi una maggiore attenzione all'energia, capire dove si trova dentro di noi la nostra riserva di energia ci permette di avere in mano la nostra bussola di orientamento. Quindi flourishing letteralmente significa vivere un ventaglio di possibilità di funzionamento che è connotato da virtù, da produttività, da crescita, da resilienza, da soddisfazione, da slancio vitale. Il collegamento con le generazioni è interessante, perché noi in questi anni abbiamo molto spesso utilizzato parole come baby boomers, generazione X, Y, Z, millennials, che sono categorie sociologiche utili per comprendere le differenze tra le generazioni, ma nello stesso tempo possono diventare categorie mentali che sono divisive, oppositive, e quindi alimentare polarizzazioni. La fioritura del potenziale delle persone, di cui abbiamo invece parlato, prescinde da queste logiche e abbraccia la logica di sviluppo delle cosiddette piante perenni all'interno dell'organizzazione, ma non solo. Abbiamo visto che, rispetto a una serie di ricerche, al di là della generazione di appartenenza, sempre più spesso oggi le persone stanno diventando più trasparenti rispetto ai loro reali bisogni, e quei bisogni sono più simili di quanto si possa mai aver pensato in passato, per cui molte preferenze un tempo associate ai millennial, per esempio il desiderio di lavorare per un'organizzazione che riflette i valori, gli orari flessibili, valgono oggi per tutte le generazioni. Abbiamo visto anche in una logica di post-Covid. Più studiamo le generazioni sul posto di lavoro, più somiglianze troviamo tra loro rispetto a quello che vogliono. Per cui alla fine che cosa chiedono? Significato, sense of making, scopo, buona leadership, crescita professionale. Quello che cambia probabilmente rispetto alle varie generazioni è le aspettative che si hanno rispetto a questi temi, mentre il concetto di piante perenni, che poi ha citato Gina Pell nel 2018,
raccoglie un po' il concetto di andare oltre le categorie demografiche. Uh-huh. E per lei le piante perenni sono un gruppo in continua fioritura di persone di tutte le età, condizioni tipiche che trascendono proprio dagli stereotipi, e che quindi sono molto curiose, si circondano di persone di tutte le età e hanno un costante interesse ad imparare ad apprendere. È molto interessante. Poi appunto io sono sempre molto affezionato ai temi generazionali, però ecco, per completare un pochino il quadro ti vorrei approfondire meglio, perché il concetto di job crafting in questo caso va a riguardare anche un discorso di apprendimento degli employee, che sia anche perché parte anche un po' dall'informalità, quindi non per forza imposto o strutturato. Come ce lo rappresenti? Sì, beh, mi ricollego a quello che diceva prima Alessandro nella correlazione tra libertà e responsabilità e anche autonomia. Potenziare e attivare poi le persone implica lasciare maggiore autonomia rispetto alle scelte anche di learning, di percorso evolutivo, di sviluppo, e in qualche modo, come dice la parola job crafting, significa anche farli diventare artigiani del proprio lavoro. Il job crafting in questo senso è da intendersi come la possibilità di ciascuno di intervenire sul proprio lavoro ridisegnandone i confini e anche i contenuti dei compiti, delle attività, il network delle relazioni. È un processo sostanzialmente spontaneo che per molti anni è stato un tabù, perché comunque dà il potere alle persone di autogestirsi il lavoro e comunque di avere la libertà di scegliere per una quota della parte del proprio lavoro, che sostanzialmente in alcune aziende viene organizzato su una base del 20%, su cosa fare, come fare e come migliorarlo. Sostanzialmente ci sono tre forme di job crafting: una che si chiama task crafting, cioè rivedo il mio lavoro e agisco sul mio lavoro modificandone i compiti e le attività, e quindi li posso modificare, migliorare, cambiare. Un secondo è rispetto alla mappa delle relazioni, scelgo di ampliarle o di investire su alcune relazioni piuttosto che altre, e un altro è cognitivo, e quindi decido di aumentare il livello di conoscenze, di competenze rispetto ad alcuni ambiti. È stato verificato che comunque le persone che attuano poi il job crafting hanno dei livelli più elevati di performance, perché comunque tutto si basa sul concetto di migliore apprendimento, e questo ovviamente ha un impatto positivo sulla motivazione. Molto interessante, grazie mille davvero per questi spunti che avete attivato. Io poi mi medesimo sempre in chi ci ascolta, che penseranno appunto quanto conti poi il coinvolgimento, l'engagement per attivare la trasformazione verso questo concetto che abbiamo definito di apprenditività. Non dobbiamo, come avete citato prima, dimenticare mai quel bilanciamento che ovviamente ci deve essere un po' tra il livello di sfida e la motivazione intrinseca, ma anche quello che citava Alessandro come senso di responsabilità in questo senso. Vogliamo lasciare a questo punto un takeaway, che può essere, come dire, un ulteriore suggerimento verso l'apprenditività? Vai Alessandro, lo lascio raccontare a te. Ma allora, grazie Alessia. Ma allora, riprendendo un pochino il discorso del job crafting e della responsabilità personale, no? Quindi noi abbiamo, nelle aziende che lo consentono, questa libertà di poter modellare il modo in cui portiamo a termine le attività che ci sono state assegnate. Lo facciamo anche con creatività, lo facciamo portando componenti di innovazione. Ecco, il mio takeaway è questo: in quelle aziende che sono abbastanza lungimiranti da dedicare, Alessa ci raccontava prima, il 20% del tempo delle persone a lavorare su modalità di job crafting, ecco, in queste aziende la grossa responsabilità che ricade sulla leadership è quella di saper osservare i risultati di queste attività di job crafting e saper eventualmente cogliere opportunità di innovazione che da queste derivino, mettendole a fattor comune, quindi cercando anche di aiutare nella co-creazione di un nuovo modo di fare organizzazione, nel co-design di un nuovo modo di fare organizzazione, potremmo quasi dire in un employee sourcing di modo di fare innovazione, mettendo a fattor comune quegli aspetti che oggettivamente possono avere un'applicazione trasversale su tutta l'organizzazione stessa. Quindi alla fine la capacità di trasformare un'organizzazione in qualcosa di adattivo è una comunicazione bidirezionale da parte di chi, esprimendo leadership diffusa, è in grado di prendersi delle responsabilità personali nell'agire quella libertà che gli viene lasciata, e da parte di chi invece quelle libertà dà,
di saper cogliere quegli spunti di innovazione, quegli spunti di trasformazione, di cambiamento, che spesso e volentieri rappresentano poi opportunità di maggiore competitività sul mercato. Quindi diciamo è tutta l'organizzazione che si deve evolvere. Adesso non voglio attivare discorsi di teal organization, organismi e quant'altro, ma sicuramente la responsabilità della leadership non si ferma ad essere abilitante, ma deve procedere nel diventare agente del cambiamento. Chiudo con questo take away. Bellissimo, una sintesi davvero direi perfetta. Abbiamo fatto un bel viaggio di apprenditività anche in questo episodio. Io vi ringrazio ancora e a questo punto agli ascoltatori ci vediamo per la prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Beep. Here to there.